in questa puntata. That's going to be a relief. Grandi emergenze richiedono grandi cambiamenti. È nato come un gioco, ma come sai tutti i giochi dei bambini sono molto seri, e quindi perché uno si deve divertire è chiaro che devi darti delle regole e quindi comunque un coinvolgimento. Sì, è nato come una cosa familiare, molto artigianale, ma forse è proprio questo che ci sta continuando a coinvolgere e che forse ci sta salvando, perché questa cosa ci sta impegnando, ci sta costringendo ad avere attenzione e quindi non lasciarci andare, e ci sta unendo ancora di più. Devo dire quindi è abbastanza ingegnosa utilizzare un palazzo per, come diciamo, una sala cinematografica, quindi sono molto orgogliosa di loro. Tutti i tuoi, che hai imparato? Ho imparato che fare il fonico è completamente, è una bella scelta che hanno fatto i miei genitori. Cinema da casa è un'iniziativa che è iniziata in modo spontaneo, sono ormai 2 settimane, 14 giorni di programmazione dalla finestra di casa nostra. È andata in modo semplice, abbiamo pensato di mandare delle immagini fuori dalla finestra per illuminare la città che era spenta e subito dopo abbiamo iniziato a condividerle sui social. Le sequenze dei film più amati, dei grandi classici, hanno iniziato a fare un po' il giro del mondo, dalle Filippine al Vietnam, dalla Bulgaria alla Polonia. Ci seguono in tantissime finestre che si sono illuminate e che, come noi, soltanto in Italia, Pisa, Torino, Catania, manca Cagliari, hanno deciso di proiettare dalla finestra alle 22, oppure chi non ha un proiettore si mette con noi in diretta Facebook o Instagram tutte le sere alle 10 e noi proiettiamo i film del cuore per loro. Una cosa semplice, ma in questo momento, anche se lontani, siamo vicini e abbiamo acceso tantissime finestre nel mondo, e questa è la cosa che ci dà più gioia veramente. E seguiteci sui nostri canali se avete voglia, se vogliamo stare assieme, perché è una cosa, un appuntamento fisso che ci aiuta a stare tutti quanti insieme. Anche a Pisa abbiamo accolto l'iniziativa lanciata da Alice nella città. Da circa una settimana ogni sera proiettiamo delle scene di film fuori dal balcone su una bellissima parete perfetta per le proiezioni che abbiamo davanti casa. Lo facciamo con piacere perché, oltre alla chiusura della scuola, quella che più ci addolora è proprio la chiusura dell'esercizio cinematografico. Lo facciamo con la speranza di tornare presto a vedere film in sala, e lo facciamo con l'intento di regalare, seppur a una cerchia ristretta che sono i nostri amici sui social e i nostri condomini, la magia del cinema proiettato, che è un'altra cosa rispetto alla visione domestica dei film. Ovviamente viene fatto rispettando le giuste regole che siamo chiamati a seguire in questo periodo, quindi rigorosamente ciascuno dalla propria abitazione, però aprendo la finestra, seppur ancora distanti, abbiamo l'impressione di condividere più da vicino un'emozione grande come quella del cinema. E le scene che scegliamo, le scegliamo alcune noi, altre ci vengono richieste, suggerite dai nostri amici, e poi molto artigianalmente ogni sera montiamo il proiettore sul balcone e diamo il via alla proiezione, che dura una manciata di minuti ma che ci fa stare bene in quel momento.
Che Maddalena è un progetto di esercizio, di pratica d'artista, una necessità personale che ho di continuare ad avere una relazione concreta con la materia e con lo spettatore. Stiamo vivendo un momento di isolamento, di confinamento, in cui attraverso i telefonini, i social, i computer riceviamo continuamente informazioni tragiche con linguaggi bellici. Questo bisogno, questa necessità, questa propaganda all'isolamento, sono dei concetti che erano già nell'aria, già da tempo, e che in questo momento sono diventati un'esigenza reale, una necessità. Dagli stessi mezzi di comunicazione di terrore riceviamo anche continuamente i link a delle mostre virtuali, a degli spettacoli in differita. Nel mio lavoro, io sono performer, ho scelto di lavorare sul confinamento e spesse volte mi sono quindi ridotta in uno spazio e in un tempo limitati e spesse volte mi è stato chiesto a cosa io pensassi in quelle situazioni e la mia risposta è sempre stata che non penso assolutamente a nulla e questo perché credo che alla situazione di confinamento ci si abitua, il corpo si abitua, la persona si abitua, così come si abitua anche ad arrivare a utilizzare l'arte e la cultura attraverso questi mezzi, gli stessi mezzi che poi diffondono terrore, diffondono inquietudine. Che Maddalena è un progetto di proiezione di tutte le sere alle 8 dalla finestra qui a Parigi dove vivo, dalla stanza di mia figlia, di scene tratte per il momento dal cinema d'autore italiano. Quello classico, quello riconoscibile anche essendo stranieri, anche stando all'estero. L'idea di condividere, di rendere l'arte ancora tangibile, utilizzare la videoinstallazione, la videoproiezione come non soltanto un linguaggio, ma anche la possibilità di mantenere viva nella memoria di ognuno di noi l'esperienza della condivisione dell'arte e dei linguaggi dell'arte, che non possono e non devono confinarsi come noi stiamo vivendo in questo momento all'interno dei media e dei sistemi di massa. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente. Cinema è di fatto distacco, siamo spettatori al cinema, è distacco, ma allo stesso tempo siamo molto coinvolti in quello che guardiamo, complice l'oscurità, e complice anche la dimensione delle storie, no? Per cui ci identifichiamo con i personaggi e in questo momento c'è un grande bisogno di cinema, quel bisogno che è legato alla necessità di evadere, di cui hanno parlato i grandi teorici del cinema, a cominciare da René Bajavel, già negli anni 40, ripreso poi da Edgar Morin, che ha parlato a lungo della potenzialità catartica del cinema. È importante adesso perché tramite queste storie ci dimentichiamo di noi stessi e del momento che stiamo vivendo. Quindi questo chiaramente è fondamentale. Ma d'altra parte, legando al discorso della prossemica, è importante questo distacco perché questa situazione, questo stare a casa, ci ha resi tutto in qualche modo spettatori, per cui se non siamo in the action, nell'azione, diciamo, non siamo in prima linea a combattere il virus come infermieri, medici, personale della protezione civile, oppure appunto chi ci fornisce i beni di prima necessità, o chi lavora nei supermercati, il personale delle pulizie, gli spazzini che tengono le nostre città pulite. Se non lavoriamo praticamente, ma anche loro nel momento in cui tornano nelle loro case, c'è questo, come dicevo, questo bisogno di distrazione, ma anche questo bisogno poi di distaccarsi. Okay? Questo ci coinvolge tutti. Essere lontani e in qualche modo in questo distacco, in questo guardare, siamo tutti costretti a guardare, c'è cioè, la passività del cinema. Ma anche la sua potenza, perché adesso il distacco è vita, mentre il contatto è portatore anche di morte. In un certo senso è importante dimenticare la nostra condizione adesso, il cinema ci aiuta a dimenticare la nostra condizione.
Grandi emergenze richiedono grandi cambiamenti. Puppi Avati, con una serie di articoli partendo dal giornale fino a ricevere anche commenti più o meno illuminanti come quello di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, ha posto una questione. Questi tempi di crisi, questi tempi di forzata quarantena per il coronavirus richiederebbero da parte della RAI, ma non solo, uno stravolgimento dei palinsesti. Mollare i soliti talk show che tra l'altro ospitano in questi momenti opinioni le più disparate ma ugualmente sanzionabili e aprire invece la cultura con la C maiuscola. Ebbene, è qualcosa di cui noi che ci occupiamo di cinema a vario titolo sentiamo forte l'esigenza, aprire al meglio, rispondere al peggio che vediamo fuori dalle nostre finestre nei TG, nelle morti quotidiane di questa pandemia, con il meglio che l'uomo ha saputo offrire nel corso della sua storia artistica, culturale, letteraria, cinematografica. Quindi apriamo i palinsesti al meglio, scopriamoci noi stessi migliori, capiamo come attraverso i Rossellini, attraverso i Fellini, ma anche in anni più recenti, Garrone e Sorrentino, per rimanere solo all'Italia, possiamo sentire la nostra vita ancora più preziosa, non solo in un momento in cui come questo è minacciata, ma in un momento in cui come questo va riguadagnata nella sua essenza più pura, quella del bene che spesso, abbinato al bello e al buono, come diceva qualcuno, rifugge nella settima arte. Io non voglio essere un burattino, voglio diventare un bambino come tutti gli altri. Alla prossima puntata.